Non ci è piaciuto leggere alcune cose da parte dei nostri tifosi sui social, da parte di alcuni nostri tifosi sui social in relazione all'ufficialità di Theo Hernandez, così come ci insegnano viene pronunciato il nostro nuovo giocatore, e allora facciamo questo breve intervento, non per fare una difesa del nostro ambiente di lavoro, sia perché non ce n'è bisogno, sia perché un gruppo di lavoro, un ambiente di lavoro si struttura nella maniera più utile e produttiva possibile al proprio interno senza che le modalità debbano essere necessariamente rese pubbliche. Anzi, senza che le modalità debbano essere rese pubbliche, sia perché appunto non ce n'è bisogno, ma è anche perché ci accusate di aziendalismo in tutte le salse 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, per cui perseverare in questo senso sarebbe diabolico, come dicevano i latini. E non amiamo le difese corporative, e questa non vuole essere e non è una difesa corporativa, per cui siamo nei limiti e siamo nei paletti che abitualmente ci diamo e che sono presenti un po' nelle nostre concezioni e nei nostri punti di vista. Allora, la presentazione di Theo Hernandez, così come ci insegna venga pronunciato il nostro nuovo giocatore. Qualche nostro tifoso su Twitter ieri ha scritto: la Lega Serie A ha ufficializzato il giocatore prima della comunicazione rossonera, che era in tutt'altre faccende affaccendata, per dirla in termini gentili. La Lega Serie A ieri non ha ufficializzato Theo Hernandez, o Theo Hernandez, così come ci viene insegnato. La Lega Serie A ha reso noto che era stato depositato il contratto di trasferimento in Italia. Che era stato depositato il nuovo contratto che legava Theo, per farla breve, al Milan in Italia. Ma non è questa l'unica procedura che poi deve portare all'annuncio ufficiale del trasferimento del giocatore. Tant'è che, come il Milan ha precisato in occasione del proprio comunicato ufficiale dell'annuncio di Theo Hernandez, doveva essere completata anche una procedura internazionale. Per cui Lega Serie A dà una notizia nei propri archivi, come fosse un mattinale, di tutto quello che accade, e in Italia era stato depositato un nuovo contratto fra il Milan e Theo Hernandez. Per annunciare ufficialmente il giocatore da parte del club rossonero e da parte del club madridista era necessaria anche un'altra procedura. Una volta ultimata quella procedura è stato annunciato ufficialmente Theo Hernandez. Quindi non c'è stata nessuna vacatio da parte della comunicazione rossonera. Mi è spiaciuto perché, ripeto, senza scendere nei dettagli di come si organizza un gruppo di lavoro, ieri la comunicazione rossonera è stata operativa, pronta al lavoro, allerta tutto il giorno organizzata a livello di pensiero, di proposta tutto il giorno, per dare ai propri tifosi, per dare sui propri social, sui propri mezzi TV e media tutti i contenuti possibili esclusivi di Theo Hernandez, come poi si è visto. Qualcun altro ha scritto, magari facendo una battuta: ma la comunicazione rossonera è così sovietica che anche quando il giocatore ufficiale non ne dà notizia. Non è la comunicazione rossonera che decide quando. Lo voglio specificare, perché a volte si vogliono a tutti i costi fare le battute o trovare presunti capri espiatori, per cui si fanno delle battute che vanno un po' oltre il punto in cui probabilmente devono andare. Non è la comunicazione rossonera a decidere quando deve essere ufficializzato un giocatore. Quando il club, la società, la dirigenza sportiva e tutti i vertici operativi del club indicano alla comunicazione rossonera che si può ufficializzare un giocatore perché tutte le procedure sono state espletate, la comunicazione rossonera lo ufficializza declinando il comunicato ufficiale in più lingue, declinando le clip video, declinando naturalmente tutti i contenuti che sia sui social che su Milan TV a partire da domani si potranno vedere. Questo ci tenevo a dirlo perché poi la comunicazione rossonera non è fatta da uno, è fatta da un gruppo che ci tiene ad apparire e uscire come gruppo e a lavorare al proprio interno come gruppo. Quindi questo ci tenevo a precisarlo ai nostri tifosi: non ci sono vacatio da parte della comunicazione rossonera o latitanze, c'è la capacità di tenersi pronta per ogni evenienza, per ogni dettaglio, che è il club, che è il vertice del club a dettare la comunicazione rossonera. Non è la comunicazione rossonera che decide quando e come si ufficializza un giocatore, soprattutto quando, perché poi sul come evidentemente c'è una proposta di contenuto che avete visto fin dal tardo pomeriggio di ieri, dalla serata di ieri, subito dopo l'ufficializzazione di Theo Hernandez, tutti i contenuti erano già pronti, quindi era già stato fatto un lavoro. Prima citavamo Milan TV, domani saremo in diretta a partire dalle 16.45, seguiteci da Casa Milan, faremo i primi approfondimenti sui contenuti esclusivi video relativi a Theo Hernandez, poi avremo la conferenza stampa integrale live in diretta di Marco Giampaolo
che avrà il proprio Franco, Zvonimir Boban e Paolo Maldini, ma naturalmente avrà con sé tutta la società presente all'interno della sala conferenze di Casa Milan, e poi naturalmente, possibilmente con i tempi organizzativi del club e dell'allenatore, Milan TV farà di tutto per proporre ai propri abbonati l'intervista esclusiva al nostro allenatore al termine della conferenza. Saremo operativi e live anche martedì 9 luglio da Milanello fin dalle 11 del mattino, con contributi vari che potrete seguire ad ogni punto ora sul canale, poi dalle 17 in poi la grande diretta del primo allenamento della squadra sul campo esterno fra i tifosi, insomma un rito al quale tutti i tifosi milanisti non vogliono rinunciare. Per il momento buon weekend, ci vediamo domani alle 16.45 live su Milan TV e poi martedì dalle 11, ma in particolare dalle 17 live sempre da Milanello per il primo allenamento stagionale della nostra squadra.